Buonasera a tutti dal vostro Marco Grilli, benvenuti a una nuova puntata di Grilli per la testa. Oggi, torno a ripetere, non mi dilungherò in saluti, introduco immediatamente l'ospite di questa sera ed è con grandissimo piacere che ne saluto il ritorno in trasmissione, Mirko Del Duca. Ciao Mirko. Ciao Marco e buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi questa sera. Poi vedremo di cosa parleremo tra brevissimo. Ciao Rosario, grazie a Rosario in regia. Grande Rosario Moreno. Buonasera a tutti quanti. Allora, Mirko Del Duca, per chi non ricordasse, la figura professionale, è un esperto di reputazione bancaria. Creatore del format L'economia della reputazione, che è un format accreditato presso l'Ordine dei commercialisti. Dottori commercialisti, già consulente per quantafinanza.com e diciamo che è anche lui referente finance di alcune prestigiosissime imprese in termini di catena di distribuzione o GDO se preferite. Non diciamo i nomi per evitare pubblicità occulta. Sì. Che dire? Lascerei a lui a questo punto la parola. Mirko, l'altra volta ci siamo lasciati parlando di reputazione finanziaria, oggi ci spostiamo nel puro bancario sostanzialmente. Sì, anche se le due reputazioni si toccano, hanno delle situazioni in cui, voglio dire, si accomunano, si intrecciano, perché l'ultima volta ci siamo focalizzati anche su parlare della trasparenza nei dati che vengono dati alle banche, quindi abbiamo parlato anche di bilanci e sicuramente ho detto una cosa che ormai per me è diventato un disco, che inserirei nei dati di bilancio la voce cash flow, o cioè flussi di cassa. Questo perché per aiutare gli imprenditori a valutare la propria azienda non solo con gli occhi del mercato, nel senso con gli occhi dei ricavi delle vendite cosiddetti, no, alla fine devo imparare a valutare se la mia idea è stata scaricata a terra nel modo giusto, anche dai dati delle vendite. I risultati, i numeri servono a questo, a capire se siamo sulla strada giusta. Ma dobbiamo pian pianino abituare anche l'imprenditore a guardare la propria azienda con gli occhi della banca. Perché è importante guardare la propria azienda con gli occhi della banca? Abbiamo detto perché la banca è il principale fornitore del 90% delle aziende italiane. Questo vuol dire che il 10% delle aziende italiane ha già la possibilità di finanziarsi con il capitale proprio o con altri tipi di investitori. Mentre il 90% delle altre aziende italiane, quindi soprattutto piccola e media impresa, sono ancora dipendenti dal rapporto con le banche. Quindi reputazione bancaria significa che nel momento in cui io ho un rapporto di dipendenza, nel senso che senza gli istituti bancari io non posso fare impresa, beh, forse è il caso che incomincio a occuparmi di valutare che cosa cerca dai suoi clienti il mio principale fornitore e magari mi impegno ad essere, finché non divento indipendente da questo canale, magari mi attrezzerei per avere il profilo del loro miglior cliente. Ecco che lavorare su queste cose significa lavorare sulla propria reputazione. E D'accordo. vuol dire anche fare il bene di se stessi e della propria azienda, perché in poche parole, visto che il mio principale fornitore chiaramente mi chiede un costo per i finanziamenti che mi dà, più la mia reputazione è buona, più io sono ben visto dal sistema bancario, minori saranno i costi a cui io mi posso approvvigionare. Peggiore sarà la mia reputazione, perché ricordo si può avere una buona reputazione e una cattiva reputazione, peggiore sarà la mia reputazione e più alto sarà per me il costo del denaro. Questo vuol dire che perdo competitività nei confronti dei miei competitor. Quindi i miei competitor possono uscire a mercato con un prezzo inferiore al mio perché hanno oneri inferiori, oppure, pur uscendo allo stesso mio prezzo, hanno margini migliori. Quindi
forse sono stato troppo complicato. No, io ti copio come si suol dire in linguaggio CB, ma credo che gli ascoltatori siano in grado di comprendere quello che hai detto, soprattutto quelli che avevano già ascoltato la trasmissione precedente, nella quale si parlava per l'appunto di reputazione finanziaria e di rapporto imprese, in questo caso più che semplice diciamo cittadino privato, banca, sì, dove tra le altre cose la banca è comunque un fornitore anche per il privato, perché un fornitore del servizio di tenuta del conto corrente, potrebbe essere anche un fornitore di gestione titoli. Più probabilmente quel privato magari lavora in una delle aziende di cui stiamo parlando e avrebbe magari il titolare posto. È anche titolare a sua volta. Quei privati è anche titolare di quell'impresa, quindi è un argomento che, anche se io voglio fare a meno di occuparmene, in qualche maniera mi coinvolge comunque. Sì, come dire, esce dalla porta e rientra dalla finestra, voglio dire, oppure viceversa. Alla fin fine sì. Ecco perché sempre di più parlo di queste cose, e grazie che mi date la possibilità di arrivare al maggior numero di persone possibili da questo punto di vista, e proprio per arrivare al numero maggiore di persone possibili, perché ritengo che il più grande nemico che dobbiamo affrontare non sia la banca, non sia l'impresa, non siano le persone, ma abbiamo un grande nemico comune, che è la scarsa cultura finanziaria. E allora, proprio per questo, approfitto, visto che mi date la possibilità di arrivare a più persone, di dire che nel frattempo, nel mesetto e mezzo in cui non ci siamo sentiti, mi sono attivato anche grazie alle numerose richieste che mi sono arrivate, anche grazie alla trasmissione, Marco. E ci sono delle novità, quindi ho aperto una pagina Facebook che si chiama proprio Reputazione Bancaria, dove tra un appuntamento e un altro, lo vedrete spesso in auto, mi fermo in qualche parcheggio per fare un piccolo video, per fare delle piccole pillole che magari a volte scaturiscono anche dall'appuntamento da cui sono appena uscito, ecco, no? Perché vedo delle situazioni, magari input, mi viene lo spunto per raccontare quello che ho appena detto magari all'imprenditore che sono andato a trovare. Ma anche mi sono deciso finalmente a aprire anche ad avere un mio sito, che è appunto www.mircodelduca.it, dove condividerò con chi vorrà fare questo pezzo di strada con me tutta una serie di conoscenze, di consapevolezze, di modi di vedere il rapporto banca-impresa. Cercherò di condividerlo con tutte queste persone, con tutte quelle che sono interessate, se non altro hanno piacere, se non altro, di avere una cultura finanziaria un pochettino più ampia. Non che io sia e detenga il sapere della cultura finanziaria, ma devo dire che, come dicevamo forse nella prima puntata, lo stesso studio che era stato pubblicato su Sole 24 Ore ci diceva che eravamo al 22esimo posto, ma il dato più eclatante è che davanti a noi c'erano Madagascar, Zimbabwe, Tanzania. Quindi sicuramente abbiamo un sacco di cose da fare. Sicuramente sì. Ecco, quindi avevo piacere di lanciare queste due novità proprio parlando con voi in radio, perché è un mio piccolo contributo a far sì che questa cultura finanziaria sempre di più entri nelle case di tutti, ripeto, non solo degli imprenditori, non solo dei privati, ma anche delle banche. Certo. Sentimi un po', allora, parlando di reputazione bancaria, a che cosa facciamo riferimento, oltre a tutto il discorso che hai fatto tu? A qualcosa anche nello specifico, perché voglio dire, noi siamo monitorati costantemente da qualcosa che è una centrale, giusto? Sì, cioè le banche, abbiamo visto gli istituti bancari che sono creati un enorme database dove condividono dei dati di tutti noi, i dati del come ci siamo comportati nei confronti dei vari istituti, e ogni qualvolta loro necessitino di informazioni su un soggetto, non fanno altro che consultare questo enorme database che si chiama Centrale Rischi Banca d'Italia. Quello che abbiamo visto nell'ultimo nostro collegamento, abbiamo visto che pochi pensano e sanno di potervi accedere nello stesso modo in cui vi accede la banca. Ok, basta mandare semplicemente una PEC all'indirizzo della filiale Banca d'Italia più vicina e nel giro di 3-4 giorni la Banca d'Italia vi risponde. Tra l'altro, la richiesta è, come da PEC a PEC, è totalmente gratuita. Abbiamo visto nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto, nell'ultima intervista, che tuttavia non è così leggibile come dato, nel senso che si è costruita sulla base delle esigenze delle banche, non sulla base della facilità di
lettura da parte del soggetto di cui vengono implementate le informazioni. Quindi in effetti non è proprio una di quelle letture scorrevoli in cui uno si abbandona e non si accorge che è passata mezz'ora. Anzi, vabbè, non è un rotocalco della domenica, per capirsi. Ecco. No, è pieno di cifre e di numeri che fanno riferimento a specifiche voci. È vero che alla pagina, che ne so, 701 c'è la leggenda, però è obiettivamente di difficile lettura. Devo anche dire, per contro, che proprio perché sempre più persone acquistano consapevolezza sulla centrale dei rischi e quindi la chiedono, la Banca d'Italia ha cercato di fare in data 28 giugno una piccola release di questo un make up di questa centrale rischi, sostituendo alcune diciture numeriche che facevano riferimento chiaramente a delle situazioni, le ha sostituite con delle vere e proprie descrizioni, quindi le ha rese un pochettino più semplici, mettiamola così. Questo perché sempre più persone frequentano la centrale rischi. Ora, perché bisogna frequentare la centrale rischi? Perché è l'unico modo che abbiamo di vedere la nostra azienda con gli occhi della banca. Ora Marco, io so, ho fatto anche un video per inaugurare il mio sito e ho detto che parlare di banche sicuramente non attirerà molte simpatie alla mia persona, ma non possiamo fare finta che la nostra economia sia dipendente da questo punto delle banche, ed è proprio questo il vero problema, non è la banca il vero problema è la dipendenza che le nostre aziende hanno nei confronti delle banche. Con questo non voglio dire che basti uno schiocco per togliere questa dipendenza, assolutamente. Però è sicuramente il problema più grande che abbiamo. Meglio, le più grandi situazioni di instabilità in azienda le ho vissute più per i problemi con il principale fornitore che per il problema di incassare qualche credito qualche anno fa. Perché, come ho detto, come dico spesso, un cliente lo puoi anche perdere, può essere anche uno dei migliori clienti, ma in qualche maniera, se ti dai da fare e capisci qual è stato l'errore, magari non con quel cliente, ma qualche altro cliente lo puoi andare a recuperare. Perdere la fiducia del tuo principale fornitore, e permettetemi, per il 90% delle aziende italiane, unico fornitore, vabbè, non c'è molto scampo. Unico fornitore. Quindi, imparare, di questo servizio. Imparare a vedere la propria azienda con gli occhi della banca è importantissimo, non perché uno deve essere amico delle banche, ma no, non è questo l'obiettivo, ma perché ho necessità in questo momento delle banche per poter far andare avanti il mio progetto e per poterlo far fiorire. A voler fare un commento caustico, si direbbe che qualcuno sia riuscito a essere amico delle banche, o quantomeno di qualche importante bancario, diciamo. Sì, quello senz'altro. Visti alcuni piccolissimi episodi di privilegio sfociati in crisi bancarie mostruose a discapito. Ma guarda, devo dirti, Marco, forse tu lo sai, te l'avevo detto magari in una chiacchierata nostra prima di cominciare questa avventura nell'intervista, ma magari non l'avevo detto. Cioè, io tengo anche dei corsi con i bancari. E spesso alla fin fine le persone che anni fa gli hanno chiesto, li hanno incoraggiati, li hanno motivati a vendere determinati prodotti, oggi sono le stesse persone che vanno da loro e gli dicono: guarda, purtroppo il business della banca non è più profittevole e purtroppo nei prossimi mesi dovremo licenziare un pochettino di dipendenti dalla banca, perché obiettivamente il business banca non è più redditizio, non possiamo più permetterci di avere tutte queste filiali, tutti questi costi, quando ormai la tecnologia ci dà la possibilità di far entrare i clienti in banca tramite lo smartphone. Sono le stesse persone. Sì. Ok. Sì. Quindi qualcuno è ancora a piede libero, qualcun altro secondo me lo rimane. Sì, purtroppo sì. Ma voglio concentrarmi sul dare una mano agli imprenditori, e voglio spiegare perché ho a cuore gli imprenditori. No, vabbè. Ancora oggi sono le uniche persone che sono disposte a mettere a repentaglio tutto ciò che hanno costruito fino a ieri per un'idea. E grazie a queste persone molti di noi hanno un lavoro. Ma certo. Stiamo parlando di piccole e medie imprese, che sono il grosso del tessuto economico del nostro paese, che tra le altre cose non si vedono neanche riconosciuto pienamente questo status. No, assolutamente. E che il rapporto con la banca spesso rischia di mettere in crisi se non decentemente affrontato. Quando tu mi dici: mi rendo conto di non attirare molte simpatie a parlare di banche, in realtà non è esattamente così per tutti, perché mi giungono feedback dal pubblico
che comunque quello che tenderebbe magari a insultare qualcun altro perché parla di un argomento scomodo, dall'altra parte però si ritrova in mano quel po' di conoscenza in più che prima non aveva, perché c'è qualcuno che parla di quell'argomento e magari ti spiega anche come entrare in alcuni dettagli. Ma è un po' anche la filosofia un po' della tua trasmissione, Marco, no? Quello di parlare di argomenti di cui le persone, di cui l'opinione pubblica difficilmente viene a conoscenza. Io ti ringrazio per questa sponsorizzazione. Ma è la verità, insomma, io ti seguo, a volte riesco quando sei in diretta, a volte mi sento la registrazione nei giorni successivi, è chiaro che ogni tanto magari non tutti possono essere d'accordo su certi argomenti, ma questo non è il concetto è avere la forza di parlare di cose di cui gli altri non parlano, ma che sono poi alla fin fine che impattano nella quotidianità di tutti. Sai che a quindi, questo proposito, ti ringrazio poi veramente per questo, adesso si usa dire, usando il termine inglese, endorsement, ma sì. Perché giustamente noi ci spostiamo sempre adesso di là, ma adesso sì, voglio vedere sì. Tra le altre cose con riavremo ospite in trasmissione anche Piero Greco, che tu forse avrai anche sentito. Sì. Sì, 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 assolutamente. Per continuare il discorso Brexit e anche tra le altre cose il discorso dei finanziamenti o degli spostamenti di flussi da e per diciamo il Regno Unito. Sì. Quindi cose molto 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 interessanti, ma appunto e che impattano sull'economia di tutti quanti, quindi sulla, sì, anche sulla vita perché quotidiana di tutti. Anche perché sono rivolti tra le altre cose questi dei quali non tutti sono a conoscenza, tanto per restare in argomento. Buon per lui da un certo punto di vista, male per chi ha attività sì. economica e potrebbe allargare il proprio business anche laddove non sarebbe normalmente portato a farlo, perché ci sono degli strumenti che vengono messi a disposizione, ma chiaramente non tutti sono disposti a mettere a parte l'imprenditore medio, soprattutto quello italiano, di come fare ad sì. affrancarsi dai flussi tradizionali del denaro, sostanzialmente. Quindi è questo, è proprio questo. Quando io parlo di rapporto di dipendenza, non voglio dire che da domani uno debba rompere quel rapporto, anche perché la domanda successiva mi direbbe: bravo, e come fai? È un po' difficile da passare da un rapporto di dipendenza a un rapporto di libera volontà di collaborazione. Questo è quello che possiamo fare. Ma il primo passo da fare, prima di tutto, è avere consapevolezza di questo rapporto di dipendenza. Saperlo, gestirlo al meglio, cercando di far sì pian pianino di creare ricchezza con la propria azienda. Questo rompe un pochettino quel rapporto di dipendenza dal sistema bancario, non che da un giorno all'altro tu possa farne a meno, ma sicuramente avrai un rapporto con il tuo principale fornitore completamente diverso, cioè sarà lui a venirti a cercare e non più tu ad aver bisogno di lui. Guardate che cambia completamente il rapporto di forza, Eh beh, certo. Quindi certo, le banche oggi, come dici tu giustamente, non è più un rapporto di dipendenza, ma di interdipendenza o di collaborazione. Ma è questo, infatti, il campo di battaglia è lo stesso per tutti, solo che abbiamo questa abitudine, un po' anche le banche, devo dire, ci hanno marciato su questo, non è che adesso qualcuno si è inventato sta cosa, però di vederci l'uno contro l'altro. No, qui il campo di battaglia è quello per tutti, E se lo affrontiamo insieme, sicuramente l'economia italiana, che già è cresciuta moltissimo, sentivo sempre l'ottimista di Ennio Doris questa settimana, diceva il più 11% le esportazioni, ragazzi, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, insomma, stiamo crescendo tanto all'estero, ma cresciamo ancora sempre dipendenti dalla capacità del singolo imprenditore, non c'è ancora sistema. Perché in Italia, c'è bisogno delle banche. Anche per esportare c'è bisogno delle banche, perché alla fine, in qualche maniera, la produzione che poi devo esportare la devo finanziare. Sì, c'è ancora qualcuno che vorrebbe instaurare relazioni commerciali proficue andando in giro con le valigette piene di denaro. Perché però. Non è Oddio, più molto possibile. Li vedo un po' male ultimamente. Insomma, diciamo che in cui viaggiavano, adesso magari viaggiano sulle criptovalute certi movimenti finanziari, probabilmente, visto che non sono regolamentati. Lì dovremmo aprire un altro discorso, ma non è questo il momento. Mi piacerebbe parlarne anche di questo aspetto. Sì, soprattutto perché la bolla, vogliamo citarne una per tutte di criptovalute. Sostanzialmente parliamo di Bitcoin, che è la più famosa in assoluto. Questa perché è la più famosa, ma ce n'è.
sì, sì, ce ne sono diverse, ne stanno anche nascendo in questo periodo, tra parentesi, perché in questi giorni posso garantire, in questi giorni stanno nascendo nuovi trust e nuove criptovalute, fondamentalmente. Queste potrebbero essere anche una delle poche alternative che abbiamo al sistema bancario fra qualche anno, non è detto. Quindi, però, che io sia banca o che io sia un privato che presta del denaro, vorrei capire con che probabilità quell'impresa, quella persona mi riuscirà a tornare quel denaro. Torniamo sempre lì. Le banche non è che chiedono cose particolari. Le banche vogliono capire in quanto tempo il loro denaro gli verrà tornato e possibilmente, chiaramente, comprensivo della parte degli interessi e degli oneri. Ecco che torno alla centrale rischi. Ecco, appunto. A che cosa mi serve? A che cosa mi serve? E a che cosa mi serve soprattutto monitorarla tutti i mesi? Tutti i mesi. Beh, il primo vantaggio, come ho detto prima, è quello di incominciare a guardare la propria azienda con gli occhi del principale fornitore. Cioè incomincio ad abituarmi a capire lui cosa cerca da me e io devo mettere in atto tutte quelle situazioni che, non impattando sulla mia azienda, però mi permettono di risultare con una bella pagella ai suoi occhi. Lui deve avere piacere di prestarmi i soldi, perché questo vuol dire un rapporto corretto di interdipendenza. Ma soprattutto monitorarla mensilmente mi permette, per esempio, di tutelare la mia reputazione finanziaria e bancaria, perché riesco a verificare che, per esempio, in centrale rischi una delle banche non abbia commesso degli errori tecnici. Guardate che capita, siccome sono comunicazioni fra software, che ogni tanto per un'operatività interna dell'istituto di credito io venga segnalato in centrale rischi. E sempre di più, quando entro nelle aziende, vedo delle facce attonite rispetto a in centrale rischi ho trovato questo tipo di segnalazione. Questo non è preoccupante per la segnalazione, è preoccupante perché il mio interlocutore neanche lo sapeva. Cioè, la persona con cui sto parlando dell'azienda neanche sapeva di questa cosa. Perché? Perché non è abituata a monitorare la centrale rischi. Non dico mensilmente, qualcuno neanche non l'aveva neanche mai chiesta la centrale rischi. Ora, se io ho una segnalazione in centrale rischi e questa segnalazione in centrale rischi impatta sul rating, perché la centrale rischi impatta sulla valutazione del rating, e io questa segnalazione non la conosco, non la faccio correggere perché è un errore in questo caso, tutte le altre banche con cui io collaboro o tutte le altre banche con cui collaborerò nei prossimi 36 mesi vedranno questa macchia sulla mia pagella. Quindi alterando il loro livello di allarme, quindi se decideranno di prestarmi i soldi, lo faranno a un tasso più alto di quello che io avrei potuto, a cui avrei potuto accedere, oppure mi faranno aspettare dei mesi per darmi solo una parte del finanziamento che mi serve, o nella peggiore delle ipotesi, dopo mesi di attesa, mi rispondono no, grazie. Ora, in un mercato come quello di adesso, e credetemi, io ultimamente noto sempre più fervore nelle aziende, in cui ci sono un sacco di opportunità di mercato, di acquisizioni che si potrebbero fare, avere o non avere un partner bancario per fare un'acquisizione e acquisire maggiore quota di mercato è fondamentale. Non importa, ve lo dico, guarda, non importa quanto mi presti i soldi, ma che me li presti, perché se non me li presti io non riesco neanche a cogliere una grande opportunità di mercato. Ecco che tutelare mensilmente la centrale rischi mi permette di avere sempre una valutazione puntuale tutti i mesi della mia pagella. E addirittura sono io che anticipo il mio istituto da questo punto di vista, perché se lui mi interpella io non solo ho la risposta, ma addirittura insomma, abituandosi un pochettino, sarò io a chiamare la banca e a dire come mai mi hai segnalato per questa cosa, e saranno loro a doversi giustificare se è un errore e dovranno cancellarlo. Domanda. Prima giustamente tu hai detto il rapporto della centrale rischi di Banca Italia è un po' più leggibile ultimamente, giusto? Sì. Ma diciamo, non è ancora così illeggibile. Sì, si nota uno sforzo, d'accordo. Perché... Sì. No, si nota uno sforzo di andare nei confronti, cioè verso gli utenti, verso i clienti. Bene. Ora, dobbiamo dire le cose che non vanno, ma anche le cose positive, no Marco? Perché sennò siamo anche ingiusti nei confronti di un sistema bancario che ha sicuramente le sue colpe, ma
quando fa qualche cosina di buono cerchiamo di sottolinearlo, ecco. Beh, va detto che la Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano, ma non è più appartenente allo Stato italiano, tra parentesi. Ma questi sono dettagli. Sono piccoli dettagli. Nessuno ne parla mai, ma sono dettagli. Se parlate questo con dettaglio prevede che questa banca... Prego? Sì. No, se parli con qualcuno che conta a quei livelli, dice sì, vabbè, ma queste sono cose che non interessano a nessuno. Certo. Però è pur vero che la proprietà di questi dati è di un privato, non è dello Stato. Ecco, appunto. Allora, la domanda è questa. Visto che la leggibilità non è ancora così esemplare, sì, tu sappi, esistono degli strumenti che si possano utilizzare per implementare la propria capacità? Vabbè, io forse ne avevo parlato nell'intervista scorsa, io stesso utilizzo un software che legge in 3 minuti 700-800 pagine di centrale rischio e mi fa un report completo, perché io non avrei il tempo di seguire per i miei clienti, ma neanche i miei clienti, quelli a cui io poi faccio conoscere questo software, hanno il tempo da spendere 7-8 giorni del loro mese a leggere una centrale rischi. Assolutamente. Bisogna adottarsi e dotarsi, come dico io, di strumenti tecnologici che si semplificano la vita. Non perché ci sia chissà che motivo dietro, ma siamo in un'epoca in cui la rapidità con cui mi muovo è più importante quasi del come mi muovo. Sì, posso essere d'accordo con te. Soprattutto in questo campo, quello finanziario è abbastanza spietato, perché la legge dei numeri ti impone anche effettivamente di rispondere molto velocemente a quelle che sono le poste dell'operazione, altrimenti rischi di andare fuori gioco. Anche perché sai quanto tengo al tempo, nel senso che mi hanno insegnato che è l'unica cosa che non torna mai indietro, quindi mentre il denaro nella vita ci sono mesi, anni che possono andare bene, altri che possono andare meno bene, anni in cui sei sul filone giusto, anni in cui per esempio devi soffrire un pochettino e tutto, ma quelli vanno e vengono, il tempo una volta che è andato, ciao. Quindi meno ne spreco in situazioni che non mi creano, che non mi danno produttività, meglio è. Chiaro. Quindi non ne faccio neanche una questione di vantaggi di chissà che tipo, anche solo per la capacità di farlo in poco tempo quello che a me manualmente servirebbe una settimana, ecco. Certo. È tanto, certo. Risparmiare tempo oggi è tanto. E poi immagino che questi strumenti possano interfacciarsi anche con l'operatività amministrativa delle imprese, non semplicemente con il discorso bancario. No, ma guarda, sono studiati sempre più per essere il più leggibili possibili dall'impresa. Perché poi è questo il vantaggio, avere una reportistica puntuale della centrale rischi, ma che sia immediatamente leggibile, cioè sia semplice da leggere. Questo è... Mi risulta che purtroppo dovrai lasciare il programma a minuti proprio ad attimi. Sì, scusatemi. C'è qualche altra pillola che ci posso offrire nei prossimi 2-3 minuti prima di andare via? Sì, beh, guarda, molte delle pillole le potete trovare tranquillamente sulla pagina Facebook Reputazione Bancaria o sul mio sito mircodelduca.it. Ci sono tutta una serie di pillole di cui io stesso adesso parlo, magari quelle di cui non ho tempo di parlare le trovate tranquillamente lì. Però per esempio un'altra delle cose, ecco, mi viene a cuore questa, perché molti imprenditori vedo che la sottovalutano, monitorare mensilmente la centrale dei rischi significa tutelare anche il patrimonio dei soci e degli amministratori dell'azienda. Sempre più spesso vedo un disinteresse sbagliato, una superficialità nel valutare le cose che ho messo a garanzia nei confronti del sistema bancario. Parlo proprio di garanzie vere e proprie. Okay? Siamo talmente, e lo capisco, è mentalità imprenditoriale, un imprenditore non farebbe l'imprenditore se pensasse di fallire, sei d'accordo Marco? Sarebbe difficile, no? Cioè, nessuno. Beh, quindi l'imprenditore... Diciamo che quando nasciamo non immediatamente pensiamo alla morte, mettiamola così. Ecco, questo è un po' il concetto. Quindi anche l'imprenditore, nel momento in cui ha un'idea e vuole assolutamente realizzarla, lo capisco, non sta pensando a oddio se va male cosa succede, perché se solo lo pensasse probabilmente non farebbe l'imprenditore. Okay? L'imprenditore è una persona che è volta al positivo, cioè lui non vede problemi, vede solo opportunità. Questa è la mentalità di un vero imprenditore. Ecco che però proprio per questo tipo di inclinazione comportamentale,
valuta forse le garanzie in maniera non sempre così corretta, cioè la banca gliele chiede, lui fa di tutto per potergliele dare pur di avere quel capitale che gli serve per realizzare la sua idea, perché lui avrà successo. Spesso però può capitare che le garanzie richieste siano un pochettino troppe rispetto a quello che la banca mi dà. E purtroppo me ne accorgo quando quell'idea che io pensavo sarei riuscito a far funzionare magari ha qualche difficoltà. Ecco che se l'azienda poi dovesse, questa difficoltà si dovesse ripercuotere sui conti dell'azienda e di conseguenza dovesse ripercuotersi poi sull'andamento aziendale stesso, io con i miei beni, con i beni dei soci e degli amministratori, dovrei far fronte a pagare il mio creditore, che in questo caso è l'istituto bancario. Ecco, un po' più di attenzione da questo punto di vista c'è. Pensa che nella centrale rischi, Marco, te lo dico perché la banca, questo l'ha capito molto bene, comunica a tutti gli altri istituti, ogni volta che questo istituto chiede informazioni su Mirko Del Duca, su Marco Grilli, su Mirko Del Duca SRL, quello che vuoi, comunica sempre in maniera puntuale, tutti i mesi, l'aggiornamento dello stato delle garanzie. Quindi io dico, se gli istituti bancari fra di loro si dicono che garanzie hanno, forse è un aspetto importante. Eh sì, ma perché dovremmo ricordare che fondamentalmente lo scudo fornito dalla limitata responsabilità nelle SPA e nelle SRL o nella parte, diciamo, a comandante della SAS, sì, non ti aiuta nel momento in cui fondamentalmente sei socio o comunque sei amministratore di diritto o di fatto di una società. Sì. Perché lì tu rispondi. Quindi può capitare che, bravo, devi rispondere con il tuo patrimonio di una mala gestione. Chiaramente a quel punto quelle garanzie che tu magari superficialmente, ma non, forse non è neanche giusto superficialmente, eri talmente concentrato sull'ottenere quella cosa. Diciamo in buona fede, dai, diciamo in buona fede. In buona fede, assolutamente, però in quel momento ti si ripercuotono contro. E magari sei costretto a mettere, tra virgolette, a rischio non solo quello che tu avevi costruito fino a ieri, ma quello che magari i tuoi genitori o i tuoi nonni, se l'azienda è pluriennale e si è tramandata di generazione, erano riusciti a costruire. Il vecchio detto dice la prima generazione costruisce, la seconda consolida, la terza distrugge. Ma insomma io mi auguro di no, nel senso che ho visto, ci sono delle difficoltà da questo punto di vista, ma ho visto anche tante aziende nella terza generazione addirittura fare più delle prime due. Quindi dipende sempre dalla mentalità con cui vengono cresciute le persone e con cui hanno la capacità di mettersi in discussione di fronte ai risultati. Certo. Detto questo però, ecco, ci sarebbero altre cose che sono importanti, che sono i vantaggi nel monitorare mensilmente la centrale rischi, tipo la possibilità di pagare meno, tra virgolette, i costi bancari, quindi magari evitando sconfini o eccessivi utilizzi delle linee che vengono concesse. La centrale rischi ti dà la possibilità di valutare la qualità della clientela addirittura, quindi con che qualità i tuoi clienti ti pagano. Pensate che le banche fra di loro si scambiano anche questa cosa. Cioè vogliono sapere con che qualità i tuoi clienti ti pagano, cioè con che regolarità. Per cui ci sono tutta una serie di vantaggi su cui magari potremmo fare un'altra puntata, Marco, se vi va. Mi sono anche già invitato alla festa. Non so se... Sì, non ti preoccupare, sei un ospite sempre gradito, lo sai, quindi non c'è nessun problema. Anche grazie. Quindi magari potremmo approfondire queste cose. Ecco, io spero e mi auguro, e ti ringrazio, Marco, perché mi stai dando una mano con la radio, con tutte le persone che lavorano, a far sì che pian pianino questa barriera che c'è fra noi e le opportunità, questa barriera di scarsa cultura finanziaria pian pianino venga giù come il muro di Berlino. E quindi io ogni tanto qualche martellata gliela do e voi mi aiutate a far sì che questa martellata possa essere non possa essere la sola, ma magari pian pianino ci saranno più persone insieme a me che butteranno giù questo muro, insomma, ecco. Quindi grazie davvero per questo. Poi oltre ad avere una quantità di strumenti, magari poi si affineranno anche gli strumenti stessi, tra parentesi. Per cui, ma decisamente. Siamo passati dal martello al demolitore, voglio dire, ci sarà un'evoluzione anche in questo. Se mi permetti il parallelo. No, ma io dico, ma certo, dico solo che poi, sai, la conoscenza porta anche nuove consapevolezze. Certo. Ecco perché comunque di fondo sono positivo e propositivo su queste cose. Perché la mentalità... la si crea anche grazie alla formazione.
e le cose, se le sai e ne hai una certa consapevolezza, puoi anche farvi fronte. Se non le conosci, ne rimani vittima e devi per forza dare colpa a qualcuno. Proprio così. Che poi la prima colpa che bisognerebbe dare a se stessi per aver ignorato determinate possibilità. È sempre difficile. Perché è sempre difficile. Lo so, il rapporto con se stessi è sempre il peggiore. Sì, decisamente, decisamente. Grazie mille. Va bene, allora, grazie a tutti. Ringraziamo e salutiamo Mirko Del Duca, ti aspettiamo prossimamente. Grazie per la partecipazione, poi ci aggiorneremo. Buona serata a tutti, grazie mille. Grazie a te. Allora, proseguiamo, anzi direi ormai siamo in chiusura fondamentalmente. Che dire, puntata interessante, l'argomentazione banca comunque, per quanto abiurata dai più, è materia di tutti i giorni per tutti noi, quindi vedremo di approfondirla ulteriormente a vantaggio di tutti quanti, perché torniamo a ripetere un concetto: la condivisione delle informazioni crea cultura, la cultura crea miglioramento per tutti quanti. Detto questo, io vi saluto e vi rinvio alla prossima puntata di Grilli per la Testa. Avremo un ospite molto particolare. Nel frattempo io vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto come sempre e vi voglio bene. Ciao a tutti.